Benvenuti a Milano Auto Classica. Dopo il successo di Automoto Epoca Bologna, vi metto il link qui del mio ultimo video YouTube per chi non l'avesse ancora visto. Oggi sono immersa in questo mare di auto classiche della kermesse milanese qui a Rofiera. Nel corso di queste 3 giornate dedicate a specialisti e appassionati del settore, non solo potrete ammirare alcune delle icone su 4 ruote del nostro passato, ma potete anche partecipare a delle aste come quella di Vanenes o partecipare a compravendite tra privati, quindi preparatevi perché potrete davvero entrare in possesso della vettura dei vostri sogni. La Chimera Evo 037 si distingue rispetto alle precedenti, in questa versione Martini, per una serie di dettagli che attengono a questa livrea esclusiva, il pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio con questi minigonne, il radiatore sulla griglia davanti. Raccontaci anche del motore, di tutte le sue... Allora, così, come motore chicche. Abbiamo sempre un 4 cilindri in linea da 2150 cc. Allora, ovviamente in questo caso rimane la doppia sovralimentazione, ha sia un volumetrico sia un turbo. La differenza fra questa versione Martini 7 speciale e la versione normale Evo 37 sono 45 cavalli in più, quindi si passa da 505 a 550 cavalli. Chi l'ha guidata dice che si sente una differenza enorme a livello anche di feeling. Abbiamo voluto appunto celebrare Martini con questa serie limitata che ha ricevuto un feedback molto particolare, molto bello in realtà da tutto quanto il pubblico, quindi siamo molto felici. Poi ci sono queste prese d'aria che sono state aggiunte, questo lunotto rivisitato con nuove aperture che danno così sfogo al motore proprio per consentirgli di performare al meglio. Esattamente, sì, si notano appunto questi dettagli, in realtà sono delle piccolezze che poi portano appunto con la cura dei dettagli proprio maniacale ad avere tutta una dinamica appunto di aerodinamica leggermente migliorata. Ripeto, il modello comunque di partenza Evo 37 è comunque una macchina dalle prestazioni incredibile, leggerissima, potentissima, trazione posteriore, scarica tutti quanti i suoi cavalli appunto su delle gomme 295, quindi vi assicuro che da guidare è una cosa veramente molto pura e molto bella e molto coinvolgente. Quindi Chimera Automobili con questo Resto Mood ha dato così nuova vita alla leggendaria Lancia e abbiamo nuovi progetti, cioè l'azienda guarda al futuro e quindi raccontaci se c'è qualche anticipazione. Allora, noi abbiamo voluto appunto come punto di partenza rimanere su quella che per noi è stata la tradizione. Quest'auto è stata proprio creata come venivano create le 37 originali. Prendiamo appunto la zona centrale di una Lancia Beta Monte Carlo e lavoriamo intorno all'auto con le tecnologie appunto e l'ingegneristica all'avanguardia di adesso per creare appunto quello che è a tutti gli effetti un Resto Mod che mantiene però intatte le tradizioni appunto del modello originale. In realtà, come piccola novità, avremo questo modello qua. Si parla appunto della Evo 38. Evo 38 che, come notate, codename integrale. Allora, abbiamo deciso di riprendere un vecchio progetto in mano, quindi abbiamo deciso di dare una seconda vita alla Lancia 37 che all'epoca abbandonata appunto a favore dell'S4 e renderla integrale. Ci saranno delle piccole differenze a livello di aerodinamica, quindi avremo un'aerodinamica frontale migliorato, un nuovo layout, avremo qualche appunto un'ergonomia un po' rivista all'interno del cockpit per renderlo un pochino anche confortevole. A livello di interiorca abbiamo una nuova impostazione di condotti delle prese d'aria, sempre pensata per migliorare a livello appunto di airflow, un turbo centrale quindi maggiorato nelle dimensioni turbo e riposizionato al centro per migliorare il raffreddamento della temperatura e raggiungere anche quindi una maggiore performance, e gli scarichi alti, quindi abbiamo riposizionato gli scarichi con dei camini appunto che sono sotto l'alettone posteriore. Questo serve per migliorare la fluidodinamica dell'auto e anche per avere un sound molto, diciamo, coinvolgente, sound che fra l'altro è estremamente simile a quello di una Lancia appunto 37 originale, perché a livello di meccanica rimaniamo con le stesse impostazioni. In realtà un altro piccolo progettino che però sarà svelato un pochino più avanti è il progetto K39, okay? Quindi ci sono ancora pochi dettagli super definiti. Come potete notare, avremo sempre un coda lunga, quindi una silhouette. Questa appunto ci servirà per entrare in una competizione molto importante, molto diciamo per chi è dell'ambiente, una competizione in realtà molto anche cara. Vedremo come andrà. Ne vedremo delle belle. Grazie Marco, è stato un piacere. Buon proseguimento. Grazie mille. Milano Auto Classica per il momento è tutto.
Mercedes Maybach classe S680 disegnata e personalizzata dal designer di Louis Vuitton Virgil Abloh. Un'auto straordinaria, pensate, solo 150 esemplari, di cui uno lo abbiamo proprio qui. Un motore V12 6.000 di cilindrata, oltre 600 cavalli, un'auto straordinaria di estremo lusso. Posto d'onore per le Young Timer, alcune delle quali sono destinate a diventare tra le più ricercate da parte di appassionati e collezionisti, come le due Mercedes AMG dietro di me. Siamo all'interno dello showroom di Gino Car Invest, siamo con questa meravigliosa Mercedes AMG classe G65, monto motore V12 biturbo, pensate che è il più potente motore mai montato da Mercedes su una classe G, ma venite a scoprire con me gli interni di colore. Guardate questi spettacolari interni bicolore panna e black. 630 cavalli, un'auto del 2017, anche questo un grandioso investimento. Mercedes AMG SL 65, auto italiana, targata italiana del 2005, monta un motore V12, questa è una combinazione cromatica straordinaria in questo Mystic Blue, davvero un ottimo investimento. Ciao ragazzi, siamo alla seconda giornata di Milano Auto Classica, sono con Martina Ruberto che oggi rappresenta questa collezione privata 77 Collection di Andrea Levi, che oggi non è potuto essere qui, ma poi ci racconterà lei dove si sta divertendo in questo momento in pista. Ci racconti cosa avete portato a Milano Auto Classica, quali sono le vetture di questa collezione qui oggi per noi. Allora, oggi abbiamo qua solo una parte della collezione di Andrea Levi, abbiamo con noi la Radical. Proseguendo abbiamo la Porsche GT3 RS, che possiamo vedere qui, la Ferrari SF90 e la Fiat 124 Mole One-Off e la Giannarelli. Tra noi manca la Dallara Stradale, che oggi si trova con Andrea Levi al circuito di Cremona per l'LLCC Challenge. Il pezzo della collezione che più mi ha appassionato è questa incredibile Porsche 911 GT3 RS, la conoscete in questo colore giallo pazzesco, subito alcuni numeri a bruciapelo, motore, mitico motore Porsche, 6 cilindri, 4.000 di cilindrata, 9.000 giri al minuto e una velocità massima di 312 km orari. La Porsche 911 GT3 RS ha rappresentato un progetto aerodinamico estremamente innovativo, essenzialmente per due ragioni. Innanzitutto il sistema DRS, Drag Reduction System, che si basa su un principio di funzionamento che ricalca le tecnologie utilizzate in Formula 1. Oltre alla inclinazione variabile dell'alettone posteriore, vanno a lavorare anche i profili alari anteriori, che possono essere modificati manualmente oppure la macchina in automatico va a darvi un bilanciamento di guida per spingere sui rettilinei, darvi sicurezza nelle curve e maggior grip nelle frenate. Per la prima volta su una vettura di serie Porsche monta un profilo superiore dell'alettone posteriore, che è più alto del tetto. Secondo elemento innovativo per questo progetto aerodinamico è il concetto di radiatore centrale, che era già stato utilizzato nella 911 RSR vincitrice nella sua categoria a Le Mans. Il layout è stato sostituito, mentre prima c'erano tre radiatori, adesso abbiamo questo grande radiatore centrale che è stato posizionato in obliquo nella parte anteriore della vettura, dove nelle precedenti versioni è collocato il bagagliaio. Eccoci con Maurizio Cavezzali del comitato promotore della Milano Sanremo, è il presidente di questo evento straordinario che si terrà dal 14 al 17 marzo 2024. Vogliamo conoscere le mete di questa
avventura che ha destinazione quest'anno Monte Carlo. Sì, questa è una manifestazione che ogni due anni arriva a Monte Carlo, si chiama Coppa Milano-Sanremo, ovvero parte da Milano arriva a Sanremo, però facciamo, diciamo, un extra percorso fino ad arrivare a Monte Carlo per soddisfare anche i nostri diciamo clienti più internazionali. Questo messaggio e questo progetto di internazionalità per noi è molto importante, perché ovviamente riguarda soprattutto macchine che si possono guidare sulle nostre strade, quindi abbiamo macchine che partono dal 1900 fino ad arrivare al 1990. La nostra è una manifestazione ACI e quindi fa parte delle 5 manifestazioni del, diciamo, del grande gruppo dei grandi eventi di ACI. Siamo la più vecchia in onore storico, quindi il nostro heritage è molto grande, ed è una manifestazione che vedeva partire da Milano le macchine dei famosi personaggi ricchi di allora, che si cimentavano in un percorso che portava da Milano a Sanremo tutte le macchine di queste persone che volevano aprire le loro case per la stagione estiva. Allora, grazie Maurizio, non ci resta che augurarci che il pubblico venga numeroso. Troverete tutti i dettagli sul sito www.milano-sanremo.it. Grazie, vi aspettiamo. Siamo con Roberto Giolito, grazie di essere qui con noi, uno dei designer più celebrati della nostra storia recente, autore e ispiratore di alcuni dei modelli più iconici della casa automobilistica Fiat. Io ricordo che la tua carriera è stata così segnata da due grandi successi che sono stati la Fiat 500 e la Fiat Multipla. Mi soffermo sulla Fiat Multipla perché stiamo celebrando il 25esimo anniversario, autovettura che è stata per molti aspetti rivoluzionaria, decisamente all'avanguardia, la potrei definire la vettura social, quando ancora questo termine non era ancora diffuso nella nostra società, proprio perché creava delle connessioni tra varie personalità, peraltro tu avevi disegnato con dei fumetti, dalla bella donna che si trucca, che è un classico, ferma lo stop ai semafori che ci esatto, trucchiamo, dal bambino che sogna di diventare un pilota e già indossa il casco di gara, o ancora il frate immerso nelle sue letture spirituali, il manager con Letton, insomma davvero tante connessioni tra diverse personalità. E allora quello che ci chiediamo e che così attraversa la mia mente in questo momento è: qual è stato, dietro la mano, sulla carta che disegna questo progetto, qual è stata la tua idea per arrivare alla definizione di un'architettura che davvero per molti aspetti si potrebbe definire sinceramente all'avanguardia, sia dal punto di vista del design ma anche degli interni? Qui nasce una 5 più un 6 posti, dove comunque ogni passeggero ha uno spazio direi confortevole, quindi non c'è più quella riduzione dello spazio, certo, che invece è caratteristica di molte vetture. E quindi davvero raccontami un po', sono molto curiosa. A parte un'introduzione stupenda, ma soprattutto una lucidità di visione la tua, perché appunto ha quest'idea di un ambiente conviviale, di dialogare insieme, di percepire anche chi sta dietro con la coda dell'occhio, senza mai distrarsi dalla guida o senza necessariamente girarsi. Ha fatto sì che questa piazza, è vero, ci si dà anche le spalle un po', ma in un certo senso c'è anche la possibilità con il passeggero centrale anteriore di avere qualcuno che sta anche un po' più indietro per fare da trait d'union con chi è seduto realmente dietro. Quindi hai detto bene, si è sedute uguali, perché a casa non abbiamo necessariamente un posto di fortuna, quando si invitano persone ci sono delle sedie auspicabilmente tutte comode. E poi soprattutto l'idea di un'automobile che incentivasse il dialogo. E quindi cosa di meglio che quando si è in tre di stare tutti, diciamo, in contemporanea a vedere ciò che c'è davanti a noi, e quando si è in sei potersi organizzare per avere questa flessibilità, sedili inclinati diversamente, cioè. Quindi questa idea nasce da dentro, è un po' come il personaggio, l'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, spinge e genera delle coordinate attraverso il movimento delle braccia. Anche la Multipla ha disegnato il suo esterno dall'interno, quindi non c'era bisogno di indossare un sombrero o comunque un grande cappello per disegnare una macchina larga. Semplicemente non ci siamo fatti, e qui dico ci siamo perché un'equipe di ingegneri visionari ha permesso
di creare questa struttura resistente fatta di elementi piegati, quindi è un vero e proprio space frame di terraio di Multipla. Quella era anche dal punto di vista costruttivo una peculiarità, non viene ottenuta dai soliti stampaggi, ma viene assemblata con degli elementi profilati e poi uniti da degli snodi. E quindi si genera una specie di volume ideale attorno, peraltro l'idea di dividerlo sulla linea di cintura è perché, essendo più largo quasi in sommità che sulla linea di cintura, ho preferito fare un double decker, come si chiamano i due piani inglesi, gli autobus, in questo caso il double decker è più come una clessidra, cioè ha due forme appoggiate, il corpo filante sotto e la bolla vetrata sopra. Quindi questa idea di avere un tetto che ti proteggesse dal sole, dalle intemperie, anche perché quando si apre una porta è una delle poche macchine in cui non ti piove sulla spalla. Fantastico. Cosa, diciamo, molto risaputa tra gli automobilisti, dà già una impressione di non stare necessariamente in una macchina come qualsiasi altra. È chiaro che con una macchina così diversa dentro, fuori non si può, diciamo, passare inosservati. Allora non ci resta, dato che sei il capo del dipartimento di FCA Heritage, che venirti a trovare nel tuo hub a Torino. Eh sì, Heritage Hub è un posto che merita la visita di tutti, non solo gli appassionati, ma di chi intende capire come si è mossa l'evoluzione dell'auto in 120 e più anni di storia, 15.000 metri quadri, e con questa organizzazione per storie, quindi mai noiosa, perché per ogni argomento ci sono delle auto messe assieme per raccontarlo. Allora venite tutti a visitare l'Heritage Hub, che cura la storia dei brand del gruppo. Grazie Roberto. Stupenda. Grazie mille a tutti. Siamo davanti allo stand di Lamborghini Club Italia, che ha portato 4 esemplari davvero unici. Ve li mostro tutti e 4. Countach, una prima vernice, è proprio uscita così dalla produzione ed è proprio l'esemplare che è stato utilizzato nel film di Ferruccio Lamborghini. Lamborghini Diablo GT Gran Turismo. Questo è il prototipo numero 02 di 3 prototipi, l'unico rimasto esistente. Lamborghini Gallardo, Valentino Balboni, questa è la sua autovettura, storico collaudatore Lamborghini, vedete la targa che riporta il suo nome, Valentino Balboni. Ho l'onore di portare a voi Valentino Balboni, che ha fatto la storia dell'azienda Lamborghini. Chiederò solo qualcosa di così, di molto personale. In una parola, come descriveresti la tua esperienza, la tua carriera come collaudatore, come storico collaudatore Lamborghini? Ma devo dire che è stata una grande fortuna essere al posto giusto, al momento giusto, prima di tutto. Aver lavorato con Ferruccio Lamborghini, essere, diciamo, nato e cresciuto con Ferruccio Lamborghini è stato un grande onore e una grande motivazione. Era una caratteristica che lui aveva, di darci questa carica ogni giorno per poter costruire quello che oggi sono, diciamo, oggetti così particolari e speciali, che come possiamo vedere tutti ammirano e rispettano. Grazie veramente Valentino, e congratulazioni grazie per tutto quello che hai rappresentato per la storia dell'automobilismo italiano. Grazie a voi, grazie a voi. Ciao. Ciao. Lamborghini Miura, l'iconica Lamborghini, questa in particolare è del 1972, pensate che il suo valore si aggira intorno ai 3,5 milioni, è stata battuta un'asta americana recentemente per questo ammontare. Vi presento René Nicoletto, benvenuta. Grazie. Figlia del presidente di Lamborghini Club Italia, un club, pensate, che organizza eventi automobilistici in giro per l'Italia. Raccontaci qual è il prossimo al quale magari potremo partecipare. Certo, allora il prossimo meeting che faremo si terrà il 2-3 di dicembre
un sabato e domenica a Sirmione, Lago di Garda, quindi Lago di Garda, Peschiera. E allora ragazzi, troverete tutti i dettagli per partecipare al prossimo evento sulla pagina Instagram di Lamborghini Club Italia. Vi aspettiamo numerosi. Grazie René. Grazie a te. Siamo giunti alla fine di questa seconda giornata di Milano Auto Classica. Spero davvero che le vibrazioni di questo evento, la selezione delle vetture, arrivi a voi, ma soprattutto la passione per queste ruote da sogno, per le personalità che ci stanno dietro, che hanno ideato e portato alla progettazione di queste, veramente, queste vetture straordinarie. Continuate a seguire Alice Love Classic in tutti i canali digitali. A presto!